Puoi cadere giù. No, che cazzata che ho fatto. What the f- Aspetta, ma il mio stocco non faceva più danno attualmente. Sì, torniamo allo stocco. Dopo, quando si potrà, userò questa. Ma quando avrò le statistiche, cioè mi servono ancora altri 3 punti di destrezza. Anyway. Arrivederci, signori top. Vediamo se ricrash. Oh, no. Perché sono così peso? Perché? Sto qua ha lanciato un vaso contro una parete tanto perché gli ispirava fiducia. Non lo so. Una pentola, una roba, quel cazzo che è. Sono crashati i driver video, ma mi ha salvato, cioè non è andato a fanculo. Ma il fatto è che mi crasha solo in questa, cioè mi sta crashando, cioè, solo in questa. Cioè, ora zona. Spiegatemi con quale logica uno stocco è più pesante di una spada larga. No, cioè, voglio capire come cazzo fa uno stocco ad essere più pesante di una spada larga. Non so, c'hai pesi messi dentro il cazzo di manico? Dentro l'impugnatura? Che cazzo è? Io ero convinto, cioè mi sono equipaggiato lo stocco, convinto, ho detto vabbè, rollo veloce come prima, invece no. Bene. Fatti sotto. Anne di merda. Che cazzo è la tipa? È andata via. Buona sapersi. Addio. 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 Amico, addio. Non ci dobbiamo lasciare. Vedo la chiesa. Vedo un barlume. Vedo un tizio con una mazza molto grande. È una statua, credo, spero, forse. Non lo so. C'ho parecchia gente dietro. Troppa gente dietro. Primo obiettivo, credo, immagino sia il cane. Ok. Il cane è andato. Tu. Stocco regna. Anyway. Vedo delle fiamme in lontananza. Questa statua. Oh cazzo, si muove! Ah, un tizio. Parla. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead. Behaving as if you deserve respect. No matter. Heed my words. If you've any sense, you go find a coffin to huddle up inside. You here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken.
time after time. If like the others, you'll then go on ahead. Vorrei tanto ucciderti per la tua armatura e la tua arma. Che dici, Riccardo? Rischio? Rica? Dimmi. Rischio di uccidere il tizio di fronte alla chiesa. Non lo so, io non ci ho provato, ma non lo ucciderei. Vediamo, vediamo. Mi piace il tuo, la tua armatura, quindi ci farò un pensierino anche la Sì, ma tua arma. se non ti droppa niente. Vabbè, che cazzo ne so, io volevo provarci. Sono ottimista io. La strada che c'è dietro di lui, quella sotto, c'è qualcosa di utile? Non ci sono andati. Vabbè, prima vado nella chiesa, dopo vediamo di andare per Dio. Nella chiesa troverai qualcuno. Perché l'ascensore è salito senza di me? Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. Ah, Sigvard, vabbè. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. Oddio. Credo di aver, dopo aver tirato quell'urlo, ho assordato qualcuno nel video sicuramente. L'ho assordato anche me stesso. This lift only goes down. With a little warming up, I've got to use my head. This lift. A vedere cosa c'è sotto questo ascensore. Prova marchingegno. Braccia. Oh cazzo! Ciao Arto. Pseudo Artorias. Aia. Ok, non va bene, insomma. Buono a sapersi. Ho sentito un Sigmaier selvatico salendo invece che scendendo. Hello! Fare la pace? Perché c'è Cole qua? Perché c'è il suo arco almeno?
I help. Qualcos'altro di interessante, ma... Oh, fatto la pace col tizio. Io l'ho ammazzato. Ti ha droppato qualcosa di interessante? L'anello della città degli archi. Per adesso non mi serve allora. Chickmeyer fermo lì a metà strada. Io però vorrei scendere. Adesso provo ad ammazzare il tizio che c'è sotto, sperando che tutto vada bene. È un pochino troppo caloroso come accoglienza, ma va bene lo stesso, ce lo facciamo bastare. Wow, wow. E fa anche danno da ghiaccio. Molto cattivo. Fin troppo. Se sto dietro una colonna sono salvo, sì. Aia, credevo di essere salvo. Madonna che non me ne inquadrava la visuale. Ok. Ah, inquadra! No 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 no. Au! Ai! Ai 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 ai! No! Curami! Curati! Ok. Ma è il congelamento che mi fa sto effetto? No, ho finito l'Estus! Aia, cazzo, ce l'ho quasi. Pff, interessante sto tizio. Ok, questo non è il modo giusto per ucciderlo. Aia. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. Aia! Se provassi ad andare per sopra invece che per sotto, magari trovo qualcosa di utile. Arrivederci. Crashato! Buono saperci. Oh, un item. Perché continua a crashare? What the? Ok. Non capisco perché. Ah, onestamente. A questo punto non so se è la scheda video o se è qualcos'altro.
so che questa scheda di doppio ha dei problemi, però. Faccia di merda. Oh. Non ci avevo neanche fatto caso. Bait ottimo. Beh, proviamo a vedere come basta. Aia! Quanto cazzo di range avete con quelle bombe di merda? Troppo. Muovete a fucking... Certo che sta mappa è veramente grande, eh? Cioè, nel senso, non grande fisicamente, ma ne ha di robe da esplorare, porca puttana. Cazzo c'è... Tanto sono curioso di vedere cosa c'è qua prima di tutto. What the... Ah, ce ne sono due di voi. Ah, io ho finito la stamina. Devo posare prima che mi arrivi una bomba addosso. Fermento di titanite. Ok, già solo per questo ne valsa la pena. Andiamo via di qua adesso. Qua c'è altro. Oh! Un falò. What the f... Sto un pochino perdendo il senso dell'orientamento. Ah, ok. Ho capito dove sono. Oh, posso andare a uccidere i bastardi? Perché mi fai il benchmark con un Join Heaven a 1080p tutto ad ultra e mi fa giocare a Dark Souls 3 che ce l'ho a medio? Ti giuro, io sto in questo momento facendo un benchmark e non crash. È fantastico. Ah, Partisan. Vendetta più avanti. Provo. Aia, bastardi. Hai affrontato un cavaliere di ghiaccio? Sì, e sono morto anche 3 volte. Quindi per ora vedo di fare qualche livello e provare con l'altra spada. Beh, la cosa più facile è correre, aprire la porta, dopo c'è un falò, ti siedi al falò e niente, poi dopo lo... Massacre di botte. Ah, c'è un falò lì dietro proprio di lui. Sì, proprio dietro la porta. Oh, ciao. Aha. Welcome to my I am Cornix, an old pyromancer, a crow in his cage. But here we are. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? Certo. Most wise. A chance encounter should not be squandered. To reiterate,
I am Cornix of the Great Swamp. Dalla grande paluda. The pleasure is mine. Molto belli i tuoi vestiti. Ok. Un'accetta. Ho trovato anche il piromante di turno. Anyway, di qua ci sono passato. Di là... non credo che qua ci sia un modo per entrare. Ancora tu! Anello del fuoco, interessante. Senti, non per cattivare, ma hai rotto i coglioni, eh. Ok. A caso? Non si apre da questo lato. Se può bussare. Dico buongiorno. Mi sa che mi tocca andare dal cavaliere di ghiaccio. Per fare nuove amicizie. Sei andato con Sigmeier ad uccidere un demone gigantesco? No, cioè Sigmeier è salito. Ho fatto la pace col tizio in alto. Però quando ti compare devo scendere. Devi fare una capriola. Ok, e dammi un secondo che prima vado a usare il falò dal tizio, dal mio nuovo best friend Artorias versione Calipo. Apprezzo l'insistenza, ma... no, il cagnolino rimane lì invece. Deve fare il rompicazzo per forza. Ciao. Signor Calipo, buongiorno. È un piacere di vederla. Sempre fresco come al solito. Corri. Freeze assurdo. 0 FPS. 1 FPS. 2 FPS. Mamma mia l'effetto di ghiaccio. Freezer letteralmente. Dark Souls, riprenditi, respira, ti prego.